una riduzione di quella che è l'indice di fertilità, che poi si identifica con lo spermiogramma, perché il nostro sistema è immerso in un mondo di interferenti endocrini, così chiamati, presenti nelle plastiche, no? Bisfenoli, ftalati, ma anche tutto l'inquinamento elettromagnetico disincronizza l'asse ipotalamo ipofisi testicoli, parlo dell'uomo, ma possiamo anche trattare sulla donna, chiaramente, e questo porta a un peggioramento di quella che è l'attività testicolare. Il testicolo essenzialmente ha due funzioni: produce il testosterone e produce gli spermatozoi. Quindi nei quadri ragazzi giovani, in cui noi abbiamo già carenza di testosterone e una scarsa fertilità. Fermo restando che non sempre il giovane si sottopone alla visita, no? Quando siamo giovani, chi di noi ha il desiderio di andare dall'andrologo? E quindi molte forme, ad esempio, di ridotta fertilità, di fertilità si scoprono all'ultimo quando la coppia desidera la gravidanza. Velocemente, se mai ti fosse piaciuto uno dei nostri podcast, uno dei nostri post o uno dei nostri shorts sulle nostre pagine social, ti chiedo di iscriverti al canale. Questo permetterà al canale di crescere e più il canale crescerà, più il numero degli ospiti e il livello aumenterà. Ti assicuro che questo verrà ripagato da me stesso e il team di Unifans. Vai giù, iscriviti al canale e iniziamo con la nostra intervista. Oggi ad Unifans Andrea Militello. Ciao Andrea! Ciao, ciao Andrea, grazie. Vorrei chiederti subito che lavoro fai, di spiegarci un attimo che figura lavorativa sei e di cosa ti occupi. Sì, io sono un medico, quindi medico chirurgo, però poi in effetti, sai, oggigiorno spesso ci si specializza, quindi poi finito il percorso, una volta avuto la laurea e l'abilitazione, a parte esperienze lavorative di cui eventualmente parleremo, ho preso la specialità in neurologia. E poi il perfezionamento in andrologia, per cui effettivamente negli ultimi anni, specialmente, mi dedico di più all'andrologia, sotto le sue sfaccettature, no? Problemi della sfera sessuale, problemi ormonali, che è un po' ultimamente il mio cavallo di battaglia, l'infertilità. Poi nel corso degli anni ho preso anche un perfezionamento in endocrinologia, proprio per avvicinarmi al mondo degli ormoni. Però alla domanda secca, il mio lavoro, medico-chirurgo, Perché chi specialista ci in sta urologia e andrologia. ascoltando è bene che rimanga e ascolti proprio le nostre parole, quello che hai da dire al mondo, cioè cosa vogliamo insegnare? Ma guarda, ripeto, tu mi hai gentilmente invitato e quindi mi hai così introdotto in questa intervista a cui io non sono abituato, quindi non voglio essere la figura che dà dei messaggi così importanti. Riporto la mia esperienza, quindi forse rimanere perché tutto sommato mi ritengo soddisfatto della mia professione e del mio lavoro, mi dà una soddisfazione sia a livello umano che chiaramente di tipo professionale. Nasce tutto da una situazione non creata, nel senso non c'erano canali preformati. Quindi partendo da zero, ma questa non è una critica a chi parte già con dei percorsi preformati, ci mancherebbe, forse anzi all'inizio ha più responsabilità e più difficoltà. E quindi partendo da zero e talvolta prendendo delle strade non così ben volute, sempre a livello professionale intendo, alla fine sono riuscito a crearmi i miei spazi e ad aggiungere quello che era poi un aspetto del mio lavoro che mi piaceva. Quindi magari riportando un po' l'esperienza personale, che ormai a settembre, se ci arrivo, ne compio 59, quindi insomma ormai inizio ad accumulare qualche decennio di esperienza, potrei trasmettere anche una parola, un dettaglio che può essere utile in chi magari sta iniziando un percorso che io ormai ho Visto iniziato che fai il 40 anni fa. medico, ovviamente, qual è secondo te l'obiettivo che dovrebbero avere i medici, le dottoresse, in questo momento, in questo periodo storico ora? Ma sai, l'obiettivo della nostra professione è quella di cercare di allontanarsi il più possibile da quella sia freddezza comunicativa e eccessiva tecnicità quando si è di fronte al paziente, no? Quindi, cioè, a me piace sempre immedesimarmi nella storia della persona, quindi è chiaro che le visite hanno dei tempi prestabiliti, ma non mai sotto i 30 o i 45 minuti. Quindi cercare di dedicare attenzione a quello che è anche una visione cosiddetta funzionale della persona. Io preferisco chiamare la persona che paziente. L'idea del malato c'è purtroppo, però per me è una persona che ho in quel momento di fronte, quindi avere questa propensione ad ascoltare, immedesimarsi nel percorso che la persona ti sta presentando, quindi richiede predisposizione sicuramente,
pazienza e anche la capacità poi di comunicare, nel senso che poi la persona dall'altra parte ha il diritto di condividere insieme al medico il percorso diagnostico e terapeutico che si sta costruendo, quindi l'attitudine a trasmettere serenità e trasferire con le giuste parole, cercando di allontanare dai tecnicismi eccessivi e dedicando anche attenzione alla persona che è di fronte, non solo alla tastiera del computer dove stai scrivendo l'anamnesi. Ecco, questo è un qualcosa che ho portato avanti negli anni, toglie un po' più di tempo. Se uno dovesse dedicare solo tempo alla visita e quindi stare lì col timer, no? 5 di anamnesi, 5 di visita e 5 di prescrizione, dall'altra parte si avverte, però sono delle doti innate, insomma, non è che si può fingere di essere diversi da quelli che si è. Però ecco, se ci addentriamo in questo mondo con poi chiaramente la finalità di svolgere la propria attività dietro comunque la scrivania, quindi fare il medico, che sia un endocrinologo o un altro tipo di specialità, la propensione a comunicare con tranquillità e trasmettere positività alla persona. È chiaro, il chirurgo, che io non sono perché ho provato, ho vissuto tanti anni in sala operatoria, ma non ho quell'attitudine completa per fare il chirurgo, chiaramente deve avere poi una capacità tecnica diversa da chi fa solamente il medico clinico, questo sì. Però essenzialmente la comunicazione, anche il chirurgo si prepara comunicando alla persona il pro e contro dell'intervento e creando quella anche serenità a livello psicologico, sicuramente ottiene dei Entriamo risultati subito migliori nel anche nel merito. posto Abbiamo breve. detto che sei specializzato in andrologia e urologia. Quali sono le differenze delle due? Allora, l'urologo è una figura professionale che si occupa delle malattie dell'apparato uro-urinario. Ti stavo dicendo urogenitale perché un tempo l'urologo faceva di sé anche la specialità dell'andrologia, perché l'apparato è urogenitale, no? Quindi dividiamo queste due specialità. L'urologo si occupa delle malattie dell'apparato urinario. Qual è l'apparato urinario? È il rene, l'uretere, che è quel condotto che porta l'urina dall'ena alla vescica, quindi rene, uretere, vescica. Chiaramente nell'uomo molto la prostata, che sono organi che possono anche andare incontro, come ben sai, a malattie importanti, e in ogni caso la loro funzione deve essere sempre bene studiata e mantenuta. Per quanto riguarda il rene, non esiste anche una figura più medica che è il nefrologo. Il nefrologo si occupa delle malattie renali di interesse medico, per dirtene una, quella più estrema, l'insufficienza renale, no? E l'urologo chiaramente non si incontra solo con i tumori, ma anche dentro l'ipertrofia della prostata, la calcolosi renale, le infezioni delle vie urinarie. C'è tutta però la parte genitale, che come ti dicevo un tempo è l'appartenenza dell'urologo, quindi tutto l'apparato essenzialmente genitale maschile, perché per il genitale femminile c'è poi il ginecologo, quindi tutte le patologie del pene e dei testicoli, abbracciando l'infertilità, la disfunzione erettile, il pene curvo, il varicocele, l'idrocele. Oggigiorno, ecco, l'andrologo è un perfezionamento e l'andrologia può andare anche incontro poi allo studio di tanti aspetti che non sono solo quelli prettamente chirurgici, ma come ti dicevo all'inizio, anche di natura ormonale, perché molti uomini, specialmente nell'era attuale, avvolti e bombardati dall'inquinamento industriale, va incontro a delle alterazioni della propria attività ormonale o di produzione di ormoni. Quindi ci sono dei quadri cosiddetti di ipogonadismo, di basso testosterone, legati o perché il testicolo non lavora come dovrebbe o perché non è stimolato nella giusta maniera. Allora, in questo caso è compito dell'andrologo che si interseca con l'endocrinologo, che poi sono tutte discipline dove ci sono chiaramente delle interconnessioni, il dovere di o far produrre più ormoni al proprio paziente, chiamiamolo così, o andare a sostituire l'ormone mancante. Però, quindi, differenza fra urologo e andrologo. L'urologo essenzialmente si occupa delle malattie dell'apparato urinario, rene, vescica, prostata. L'andrologo si occupa delle patologie dell'apparato genitale, quindi pene, testicoli, disfunzione erettile, eiaculazione precoce, infertilità maschile, disturbi ormonali. Ecco, sono i due grossi capisaldi. Poi è chiaro che l'andrologo può essere anche un chirurgo, perché ci sono colleghi che ad esempio posizionano le protesi peniene. I disturbi di disfunzione erettile
per motivi clinici o post-operatori, oggigiorno hanno supporto dell'andrologo, che in questo caso è un chirurgo, scusami, è un chirurgo andrologo che è in grado di posizionare le protesi peniene. Quindi poi vedi, si creano tante sottospecializzazioni, poi essenzialmente apparato Quali urinario e sono le apparato genitale, patologie che andrologo e andrologo. riscontriamo più frequentemente nel tuo campo? E secondo te quali sono le cause che poi comportano questi effetti? Allora, l'urologia essenzialmente si scontra al primo posto, diciamo scherzando, con l'ipertrofia della prostata, tutti i disturbi nello svuotamento vescicale. Quindi è un po' il rappresentante del lavoro dell'urologo, no? Che però anche dall'altra parte c'è anche una quota abbastanza importante di carcinoma della prostata, malattia molto più severa che richiede chiaramente degli approcci terapeutici più aggressivi. Chiaramente anche la calcolosi urinaria è abbastanza frequente. Le cause sono in parte genetiche, sono delle malattie socio-genetiche. Il carcinoma della prostata è aumentato, ma forse anche perché è aumentata la capacità diagnostica. Spesso alcune forme di focolai tumorali non venivano osservate. Oggigiorno, con esami facilmente alla portata, come la risonanza magnetica multiparametrica della prostata, si riescono a identificare tumori già sul nascere. E per quanto riguarda il tumore, un primo marcatore che si fa con gli esami del sangue è il classico PSA plasmatico. Dopo i 45 anni diventa, io direi, obbligatorio eseguire una visita urologica, che si fa con l'esplorazione rettale, ancora un metodo antico, ma che permette proprio di sentire con il dito la consistenza e la superficie della ghiandola prostatica. Quindi, diciamo, molte malattie sono un pochettino scritte nel nostro codice genetico. Sicuramente disturbi, degli errori alimentari come l'eccesso di grassi può determinare, ad esempio, o comunque accelerare un processo, ad esempio, di ipertrofia prostatica. Per quanto riguarda l'andrologia, mi scontro frequentemente, almeno nel mio settore, con i disturbi di fertilità. Questi hanno sicuramente un'implicazione, un collegamento con l'inquinamento ambientale. Oggigiorno la fertilità dell'uomo è sempre più presente la infertilità, una riduzione di quella che è l'indice di fertilità, che poi si identifica con lo spermiogramma, perché il nostro sistema è immerso in un mondo di interferenti endocrini, così chiamati, presenti nelle plastiche, no? Bisfenoli, ftalati, ma anche tutto l'inquinamento elettromagnetico disincronizza l'asse ipotalamo ipofisi testicoli. Parlo dell'uomo, ma possiamo anche trastare sulla donna, chiaramente, e questo porta a un peggioramento di quella che è l'attività testicolare. Il testicolo essenzialmente ha due funzioni: produce il testosterone e produce gli spermatozoi. Quindi, nei quadri ragazzi giovani, in cui noi abbiamo già carenza di testosterone e una scarsa fertilità. Fermo restando che non sempre il giovane si sottopone alla visita, no? Quando siamo giovani, chi di noi ha il desiderio di andare dall'andrologo? E quindi molte forme, ad esempio, di ridotta fertilità si scoprono all'ultimo, quando la coppia desidera la gravidanza. L'uomo, su consiglio del ginecologo, della moglie o della compagna, esegue uno spermiogramma e si trovano dei quadri di ipofertilità o addirittura azoospermia, assenza di spermatozoi. Questa anche patologia si riscontra facilmente. Poi le visite più classiche, anche per varicocele, che è una dilatazione delle vene spermatiche, che chi ci ascolta sicuramente ne ha sentito parlare, che può essere anche questo causa di ridotta fertilità, o anche talvolta patologie esterne, no, della pelle del pene, come la fimosi, dove il prepuzio troppo stretto non scende bene e crea problematiche anche nell'erezione e quindi poi nell'attività sessuale. Mi incontro anche molto, e qui ti do la parola per non annoiarvi, anche su problematiche della sfera sessuale, disturbi collegati a un'erezione non perfetta o assente e problemi anche di eiaculazione precoce. Sono frequenti nella mia giornata lavorativa. Andiamo proprio a quest'ultimo punto, i problemi, diciamo, che riscontriamo proprio all'interno dell'attività sessuale. Quali sono le cause? Soprattutto si sentono molti guru dire che riescono con determinate pratiche a far avere un'erezione più piacevole, più prolungata alle persone, ma come fanno? Veramente si può fare?
Allora, chiaramente è un discorso che attira tutti noi uomini, quindi è chiaro che il messaggio, un'erezione più valida, più forte, ci attira e quindi spesso è anche motivo di pubblicità fuorvianti. L'erezione è un meccanismo complesso anche nella sua semplicità, perché vede partecipare vari elementi, no? Chiaramente inizialmente la componente anche psicogena, che spesso è una causa, ci sono numerosi casi di disfunzione erettile su base esclusivamente psicologica, perché sai, la condizione di ansia da prestazione che si crea, o comunque già una prima situazione in cui l'incontro sessuale non è nelle condizioni migliori, io libero degli ormoni da stress, che il mio organismo libera quando avverte un pericolo, tipo degli ormoni molto semplici, degli aminoacidi come l'adrenalina e la non adrenalina, che chiudono il circuito vascolare del pene. Per cui io posso avere già una disfunzione erettile solo per uno stato di allerta, di allarme o di non comfort. Ci sono poi delle cause più concrete di natura vascolare, tanto che talvolta nell'uomo di media età un'erezione non perfetta può essere anche il segnale, il segno di un problema cardiovascolare. Consiglia spesso infatti di fare anche un controllo cardiologico, perché potrebbe essere un campanello di allarme, una spia che si sta accendendo, perché i corpi cavernosi del pene sono un agglomerato di capillari che è il primo organo a soffrire nell'uomo quando c'è un problema cardiovascolare. Anche questo quindi va tenuto bene in considerazione. Come anche molte condizioni metaboliche, un aumento dell'omocisteina, una carenza di vitamina D, che da molti non è mai considerata, invece la vitamina D è un ormone, non è una vitamina, è un ormone steroideo. E ormai ne siamo tutti carenti, nell'alimentazione non l'abbiamo, l'integrazione viene consigliata in posologie ridicole e quindi spesso siamo carenti di vitamina D. Come, sarà che è il mio argomento principale, quindi termino sempre con quello, però anche le cause ormonali, bassi livelli di testosterone, alti livelli di estrogeni, alti livelli di prolattina, che è un freno a mano per alcuni aspetti, possono determinare un'erezione non perfetta. Quindi vedi quante cause, no? Psicogene, metaboliche, vascolari o ormonali. Ecco perché poi queste promesse di erezioni più lunghe e durature, chiaramente se la mia erezione non è perfetta, devo prima individuare la causa. È chiaro che spesso l'assunzione della compressina, che aumenta il rilascio di ossido nitrico, che è la molecola che induce e mantiene la vasodilatazione, può aiutare. Quindi si può saltare tutto questo discorso, andare direttamente all'aiuto esterno e molti maschietti con l'uso di una molecola, cosiddetti inibitori delle 5-PDE, nomi, diciamo, il Tadalafil, il Sildenafil, ecco, per non entrare in nomi commerciali, possono aiutare. Però saltiamo tutta la diagnostica, perché se la mia erezione non perfetta è legata a un problema vascolare, io inizio subito a compensarla con l'uso di farmaci. Non saprò mai qual è il problema che me l'ha prodotta e quindi magari il campanello di allarme non viene interpretato. Per quanto riguarda il gulo, sì, c'è tutto il mondo poi dell'integrazione, insomma, c'è un elenco lunghissimo, ginkgo biloba, damiana, ioimbina, Tocqueville, tante molecole che possono aiutare, perché tutto sommato qualsiasi molecola che ci aiuta a rilasciare l'ossido nitrico potrebbe aiutarci. Concludo, per esempio la citrullina, nome un po' così ridicolo, presente nel cocomero, per esempio nel bianco del cocomero c'è la citrullina. La citrullina nel suo metabolismo libera l'ossido nitrico. Quando si trasforma in arginina, libera l'ossido nitrico, che è una molecola che, come ben capito, è la protagonista dell'erezione. Quindi anche un banale integratore potrebbe aiutarci. Mi fermo qui, se no poi diventa troppo noioso. Per quanto riguarda gli ormoni, ci riesci? L'ormone è un messaggero chimico, nel senso che è prodotto da cellule specializzate per mandare nel corpo dei segnali. Quindi la tiroide produce gli ormoni tiroidei, il testicolo produce il testosterone, il cortico surrene produce il cortisolo, il DEA, l'aldosterone, l'ovaio produce estroprogestinici, cioè sono tutte molecole che servono, dei messaggeri chimici che possono essere di tipo cosiddetto lipidico, steroideo, o di tipo proteico, poi chiaramente con differenze in quello che è poi la penetrazione nelle membrane, no? Quindi serve a portare un messaggio lontano dalla cellula che lo produce. Ecco perché il sistema è endocrino, perché viene questa sostanza rilasciata nel sangue e
e può raggiungere i distretti più lontani. Quindi ecco cos'è l'ormone in sé per sé. Nel mio lavoro essenzialmente sono gli ormoni steroidei. La parola steroideo ci avvicina al doping, ma non è così, è proprio una molecola steroidea, ciclopentano, pentilo, fenantrene, e sono quattro nuclei di idrocarburi, pensa tu, che in base a delle modifiche sui propri anelli assume delle caratteristiche diverse. Gli ormoni steroidei sono il cortisolo, l'aldosterone, ma per quanto mi riguarda il testosterone, gli estrogeni presenti nell'uomo e molto anche nella donna. Servono a, chiaramente, a che serve il testosterone? A parte le 3.000 funzioni, andiamo su quello che di solito si abbina al testosterone muscolo, giusto per renderla semplice. Il testosterone è prodotto dal testicolo, va in circolo, raggiunge le cellule del bersaglio, in questo caso diciamo il muscolo, e all'interno del muscolo c'è un nucleo. Il testosterone va sul DNA di quel nucleo, lo attiva. I geni di quel DNA attivati dal testosterone producono, la facciamo semplice, le proteine muscolari, quindi testosterone, per dirti crescita muscolare. Ecco, è un messaggio che parte dal testicolo e arriva ad esempio alla fibra muscolare. Questo è un esempio, il testosterone ha 3.000 funzioni, però era per far capire come dal luogo di produzione poi si raggiungono gli altri insetti. Questo è l'ormone, è un messaggero chimico. Ci sono dei modi pratici per riuscire ad aumentare i livelli di testosterone? Allora, sì, nel senso che il testosterone per me è appunto un po' l'ormone del guerriero, diciamo per scherzo, ma però è proprio l'ormone che ci permette, ci dà quella energia psicofisica tipica dell'uomo e della donna, perché anche la donna ha il testosterone, non sto dicendo che l'uomo sia sotto alcuni aspetti migliore, forse a livello di forza, per quella che è la sua programmazione genetica, sì. E quindi sicuramente alcune abitudini banali, come ad esempio l'allenamento contro resistenza, quindi senza esasperarlo, però ecco, anche l'allenamento con i pesi in palestra porta proprio, ed è documentato scientificamente, a un aumento del testosterone, perché è come se il corpo registra in quel momento l'intervenire di una battaglia e quindi il nostro uomo primitivo produce un ormone che lo rende più forte, no? Nell'immediato, ma anche chiaramente in un futuro scontro. Quindi l'allenamento contro resistenza spesso aiuta a produrre una maggior quantità di testosterone, come anche l'alimentazione. Non sono un nutrizionista, quindi ognuno ha il suo lavoro, però ci sono elementi banali come lo zinco, ad esempio, in un integratore banalissimo, che può aiutare il processo della steroidogenesi, cioè migliorare la produzione di testosterone. Chiaramente l'obesità non è un'amica. Non è un'amica perché purtroppo l'obesità fa sì che ci siano nel nostro corpo un maggior numero di enzimi chiamati aromatasi che trasformano il testosterone in estrogeno. Quindi quello poi diventa un problema. Ecco che quindi cercare anche di ridurre il proprio indice di massa corporea, riducendo il tessuto adiposo, chiaramente con la dieta e con l'allenamento, potrebbe essere utile a livello enzimatico. Nello stesso tempo ci sono delle sostanze naturali, dei nutraceutici, che potrebbero dare una mano al processo di produzione di testosterone. Ad esempio, per dirtene un paio, il fieno greco e il Tribulus terrestris, sono due saponine contenute in sostanze vegetali che, per meccanismi non facilissimi da spiegare, non è mio compito, non è mia capacità, vanno a migliorare, a aumentare la produzione di testosterone. Non per tutti, ognuno di noi ha una propria farmacogenetica. E quindi ognuno di noi risponde in maniera eccezionale o quasi nulla a questi stimoli esterni di natura natura, di naturale, insomma, di nutraceutica. Quindi sicuramente un'alimentazione che tenda a non introdurre in maniera eccessiva carboidrati inutili, una giusta supplementazione e l'allenamento contro resistenza possono aiutarci a aumentare i livelli di testosterone. C'è un alimento che a nessuno negheresti nella propria dieta? Allora, ripeto, non voglio prevaricare chi si occupa di nutrizione, sicuramente l'uovo è l'alimento migliore perché contiene tutti gli aminoacidi essenziali. Ormai è caduta la sua demonizzazione di portatore di colesterolo. Il colesterolo è indispensabile. Considera che degli ormoni steroidei il precursore iniziale, cioè la molecola da cui parte tutto, è il colesterolo. Quindi figurati, per il nostro corpo è indispensabile. Poi è chiaro, un'iper
colesterolemia in uno stato ossidativo nel grosso fumatore, diabetico, poverino, è chiaro che poi diventa un nemico. Ma altrimenti, ecco, l'uovo sicuramente ci apporta tutti gli aminoacidi essenziali e un carico di vitamine importanti, il colesterolo che è necessario per la sintesi degli ormoni steroidei, te lo ripeto, ed è importante per la plasticità delle membrane cellulari. Quindi ti metto al primo posto l'uovo. Da andrologo alla domanda ti rispondo che l'uovo è un alimento che dovrebbe essere presente quasi quotidianamente. Come tutti i medici, predico bene l'azzo normale, ne uso poco, anche perché la colazione, purtroppo la mia colazione è molto presto alle 5 di mattina, quindi sono un po' intontito, allora non ho quella freddezza di prepararmi tutto, ma l'uovo se ti ha tempo e voglia almeno una volta al giorno è utile per il nostro organismo. Il sonno. Dormi tanto, poco, è importante. Visto che dici che predichi bene ma razzoli male, cosa Sì. consigli e cosa fai poi tu nella vita, diciamo, personale? Chiudiamo qua l'intervista? Ci fermiamo subito? Purtroppo il sonno è fondamentale perché è il momento in cui il nostro corpo rigenera, innanzitutto anche a livello cerebrale, perché va a consolidare la memoria nel colloquio che esiste fra alcune zone del cervello, come l'amigdala e l'ipotalamo, che proprio nel sonno dialogano e vanno a consolidare e a rafforzare la memoria di eventi importanti. In più c'è la liberazione di alcuni ormoni, no? Come il GH, l'ormone della crescita, e la melatonina, che sappiamo essere oggigiorno introdotto come molecola anti-aging. Sono situazioni in cui il nostro corpo va incontro poi anche a una rigenerazione tessutale. Quindi è fondamentale dormire le vecchie 8 ore o anche meno, l'importante sia un sonno riposante. Io dormo poco, ad esempio il martedì è il mio giorno in cui la mattina vado in palestra e mi alzo alle 4:30 di mattina e non ti nascondo che un po' anche per necessità lavorative, prima delle 11, 11:30 non vado a letto, no? Poi la mia mezz'oretta di lettura pre-nanna ce l'ho, quindi non ti dico sempre, ma spesso non supero le 5 ore. A lungo andare la carenza di sonno è nociva perché aumentiamo molto i nostri livelli di cortisolo, che è l'ormone da stress, utile nella situazione di stress, di attacco e fuga, ma poi nocivissimo se in cronico, perché va a alterare l'asse ormonale completamente. Sempre per quanto riguarda il mio lavoro, il cortisolo è un nemico del testosterone, addirittura sembra sopprimere la produzione di testosterone nelle cellule del testicolo. Il sonno quindi è fondamentale a livello cerebrale e di rigenerazione tessutale. Almeno 7-8 ore ben fatte, chi può, sarebbe cosa buona e giusta. Quindi ripara, rigenera, recupera. Bellissimo. Fondamentale, è assolutamente fondamentale anche in ambito sportivo, no? Sappiamo che l'allenamento quando è che poi dà i suoi frutti? Durante il recupero, e nel recupero che il tessuto danneggiato si rigenera talvolta migliorando un pochettino la sua plasticità, a livello proprio tridimensionale plasticità, ed è importante a livello cerebrale, importantissimo. Chiaramente ho intervistato un bravissimo collega che io posso solo ascoltare, che è il dottor Valerio Rosso, ecco, lui sul sonno potrebbe parlarci ore e ore. Ed è un momento importante, non dobbiamo danneggiarlo neanche mettendoci le ore notturne di fronte ai device con la luce blu. Tutti i device che utilizziamo a partire dai telefonini, a parte adesso delle opzioni che permettono di escluderla, la luce blu è la luce dell'alba, è la luce che colpisce la retina, attiva il chiasma ottico. Il chiasma ottico fa produrre al nostro corpo appunto gli ormoni del risveglio, tra cui il cortisolo, perché il cortisolo dava l'input all'uomo delle caverne per svegliarsi e andare a caccia, proprio la luce blu dell'alba, no? Mentre la luce rossa del tramonto è quella che ci dovrebbe rilassare. Quindi bombardare il nostro chiasma ottico con la luce blu dei device è assolutamente controproducente, che andiamo a disincronizzare un asse riprogrammato. Noi abbiamo un innalzamento degli ormoni del risveglio che poi tendono a calare nel pomeriggio per dare spazio, ad esempio, ecco, alla melatonina. Quindi va via il cortisolo e subentra la melatonina. Ma se noi bombardiamo di continuo il nostro sistema ottico con delle luci artificiali, specialmente di tipo blu, disincronizziamo tutto. Quindi già i bambini che stanno a letto con il loro cellulare
iniziano a creare un ambiente ormonale non utile anche proprio a una crescita e un'attività ormonale che sia invece il più fisiologico possibile. Parliamo di una bella cosina ora, eh. Alcol. Il nostro paese sta facendo i miliardi su sto vino che lo esportiamo, ma fa bene? Cioè un bicchiere di vino al giorno si può bere? Allora, ripeto, oggi mi fai domande e mi stai mettendo alla prova sulle mie conoscenze extraandrologiche. L'alcol sicuramente nella quantità del bicchiere di vino, onestamente, nessun nutrizionista potrebbe attaccarci, anche per la sua presenza di polifenoli o molecole ancora più specifiche che hanno un'azione protettiva per il sistema vascolare, no? C'è il cosiddetto paradigma francese, dove la popolazione che pure abusa di acidi grassi saturi aveva poi una mortalità cardiovascolare minore rispetto a popolazioni di confronto proprio per l'uso del vino rosso che contiene questi polifenoli cardioprotettori. Dopodiché, se eccediamo, l'alcol inizia a essere una molecola disturbante, sia perché introduciamo calorie vuote, ma in più anche perché poi viene metabolizzato dal fegato. E il fegato è un enorme produttore di tutto, a partire dalle proteine, a partire dagli ormoni sotto alcuni aspetti, e metabolizza tutto ciò che noi introduciamo. Quindi il sovraccarico epatico da uso eccessivo, abuso di alcol, e poi porta sicuramente ad alterazioni metaboliche. E ci sono stati alcuni studi anche correlati nella mia professione, però sai, ecco, proprio mettere in esatta corrispondenza disturbi di attività testicolare con abuso di alcol è stato scritto più volte, però non sempre in maniera così ben documentabile. Il bicchiere di vino, se rimaniamo in queste misure, effettivamente potrebbe addirittura essere di aiuto, specialmente se il vino rosso ricco in polifenoli, di aiuto per il sistema Allora, comunque io cardiovascolare. volevo entrare proprio nell'aspetto dell'erezione e l'alcol, perché ho fatto tre interviste fa, è uscita un'intervista con una ginecologa. Lei ha detto che quando le ragazze bevono troppo, gli anticoncezionali dovrebbero chiamarsi, non funzionano. Quindi potrebbero non funzionare, non proteggere. È perché tutto passa dal fegato, cioè molte molecole anche ormonali, anticoncezionali, hanno chiaramente, per essere poi attivate, devono subire un passaggio epatico. Se il mio sistema enzimatico del fegato è distratto dal dover metabolizzare l'alcol, è chiaro che la funzione su quelle molecole viene meno, quindi magari non è il mio lavoro, quindi queste cose che mi hai detto, ti dico la verità, non ero a conoscenza in maniera così dettagliata, ma la spiegazione è immediata. È legata al fatto che noi andiamo a distrarre il sistema enzimatico epatico dal lavoro più importante, che sarebbe quello di produrre i principi attivi in quel momento legati all'uso dell'anticoncezionale. Per quanto riguarda l'erezione, l'eccesso di alcol, sempre per una alterazione metabolica e anche a quel punto alterazione del rilascio di alcune molecole come l'ossido nitrico potrebbe interferire con l'erezione. Da una parte è disinibente, per cui, per esempio, l'uomo affetto da eiaculazione precoce, con una base più di tipo psicogeno che non organico, potrebbe giovarsi dall'utilizzo di alcolici perché va a rimuovere quella componente prestazionale o di ansia e quindi giovarsi. Il paziente affetto da eiaculazione precoce spesso riferisce di trovare giovamento nell'assunzione di alcol, specialmente prima dell'apporto. Che non è questo un invito a farlo, però è per dirti che effettivamente in alcuni casi paradossalmente può essere utile. Per quanto riguarda le urine, quanto è importante e che cosa realmente riescono a vedere, che cosa si può, diciamo, percepire e capire dagli analisi? Ma guarda, come l'occhio è lo specchio dell'anima, l'urina è lo specchio dell'attività renale. E il primo esame, che può sembrare banale, ma ci dice tantissimo, perché ci fa capire innanzitutto com'è la nostra funzione renale, perché il rene deve scartare con le urine tutti i cataboliti, cioè le sostanze inutili, concentrandole nelle urine. Quindi già se c'è un buon indice di concentrazione, vuol dire quindi peso specifico, che il rene è in grado di concentrare il materiale di scarto nelle urine. Poi chiaramente ci presenta tutti i sedimenti, che possono essere anche indicatori di processi infiammatori, essenzialmente delle vie urinarie, come talvolta purtroppo anche elementi che indicano patologie importanti. Per
ecco, l'esame urinario rispecchia in maniera fedele la funzione del rene. E poi, vabbè, c'è la ricerca di metaboliti, quindi si va su tecniche diverse, però essenzialmente mi rispecchia con la sua capacità di concentrazione, mi fa capire se il mio sistema filtrante urinario sta lavorando bene o male. Dobbiamo sicuramente bere almeno quei 40 ml di acqua per peso corporeo, no? Quindi io che peso 80 kg mi tengo basso, dovrei bere per rispettare la mia idrazione almeno 3 litri d'acqua. E le urine che eliminiamo, anche senza fare l'esame delle urine, dovrebbero avere un aspetto limpido. Le urine molto gialle o concentrate, a meno che non siano inquinate dall'uso di sostanze, per esempio la vitamina B12 colora le urine di giallo, no? Ma se io non assumo, ecco, polivitaminici o altro, le urine gialle o addirittura arancioni con un odore importante indicano che le urine sono molto concentrate. Questo porta poi però nel tempo a una sofferenza renale. Quindi idratarsi molto e eliminare urine che abbiano un aspetto veramente quasi limpido, allora vuol dire che sto idratando nella maniera giusta il mio corpo. L'esame urina è importante, è un esame stupidissimo che costa pochi euro e ci dà già un'immagine precisa di quella che è la nostra funzione renale. Quindi diciamo che voi analizzate questi piccoli biomarker, agenti biologici che ci sono nelle urine e riuscite poi a capire se ci possono essere determinate patologie. Beh, sai, nel paziente, chiamiamolo paziente urologico, si chiedono sempre gli esami del sangue dove andiamo a cercare, ad esempio, il PSA plasmatico, che ti ho detto è un enzima prodotto dalla nostra prostata essenzialmente, che indica che non ci sia un'iperattività prostatica, e l'esame urina è completo. L'esame urina è completo, ci dice, come ti ho detto prima, appunto, alcuni aspetti della funzione renale. Quindi già da lì, con un banale esame del sangue, col PSA plasmatico e l'esame urine, ancora senza visitare la persona o sottoporla anche all'ecografia che io faccio sempre nel mio studio, abbiamo già indicazioni della sua funzione renale. Quindi sicuramente è importante. Poi ci sono degli esami successivi, qualora ci siano dei dubbi, no? È normalissimo. E nel sangue la funzione renale viene vista dosando inizialmente la creatininemia, che è correlata in parte alla funzione del rene. Sì, quindi già con questi, come tu li hai chiamati, biomarcatori, così molto di bassissimo costo, si può avere già un quadro iniziale di quella che è una funzione o un malfunzionamento del nostro sistema. Per quanto riguarda, diciamo, facciamo un quadro. Capiamoci un attimo. Dobbiamo dare una prevenzione, perché le persone non sanno attualmente cosa fare, perché sono ignoranti e forse non è manco giusto e detto che loro debbano saperlo. Che cosa bisogna fare? Andiamo molto rapidamente, dacci dei consigli rapidi da seguire a colazione, pranzo, cena, durante il giorno, per capire un attimo cosa fare. Ma come ti ho detto, parlo da urologo e quindi come urologo o come andrologo, quindi come urologo obbligo a un'idratazione che, come ti ho detto, corrisponde a introdurre almeno 40 ml d'acqua per chilo di peso corporeo. Questa te la dico subito così e mettiamola in atto. Pranzo, colazione, pranzo, cena sono momenti in cui noi ci alimentiamo e sicuramente per un normale funzionamento del nostro organismo i carboidrati servono, a meno che non stia a dieta per sue necessità, quindi un apporto anche di un 50-60% di carboidrati, chiaramente non zuccheri semplici che poi non hanno una finalità, vanno a stimolare l'insulina in maniera immediata, si accumulano nel tessuto adiposo, quindi delle zuccheri di qualità, carboidrati di qualità, e la colazione proprio top nel rispetto al nostro organismo sarebbe addirittura yogurt greco e sciocchi d'avena, cosa che poi nessuno riesce a fare. Non assumiamo subito il caffè, perché come vi ho detto, la mattina il nostro corpo per svegliarsi produce il cortisolo, quindi è inutile inserire la caffeina che va a sostituire l'attività del cortisolo. Quindi noi non sfruttiamo un nostro ormone spiazzandolo con una molecola che avrebbe invece magari più efficacia o comunque più motivo di essere assunta un paio d'ore dopo il risveglio, no? Quindi colazione senza introdurre il caffè, che è chiaro, è un'abitudine, quindi a cui quasi nessuno di noi rinuncia, ma sarebbe efficace dopo, perché dopo il caffè inizia a avere una sua azione, che c'è questo rinforzo della caffeina quando il nostro cortisolo inizia a calare. Il pranzo chiaramente deve dare un contributo per
perché poi comunque i carboidrati sono importanti, quindi sicuramente un apporto carboidratico e proteico sotto forma di proteine anche animali, perché no, e vegetali. La cena, qui si aprono dei panorami un po' diversi, perché c'era da tempo l'idea che assumere carboidrati la sera faceva ingrassare, perché poi la notte non ci muoviamo. Non è la conta della giornata, quello che ci poi porta a squilibri metabolici è la conta calorica settimanale. Quindi anche un pasto carboidratico, anche un piatto di pasta serale, se non l'ho mangiato a pranzo, potrebbe essere utilissimo, perché poi c'è la liberazione di alcune sostanze che facilitano la produzione di melatonina e di GH, quindi poi gli ormoni serali. Quindi ecco, su questo fatto di mangiare esclusivamente proteine la sera non ha ragione d'essere. Quello che chiaramente consiglio è di evitare tutto ciò che è presente nella nostra alimentazione industriale, eccessivamente anche i grassi saturi, non portano beneficio, ma tendono poi a creare un accumulo di sostanze ossidanti e liberazione poi di addirittura fattori cosiddetti pro-infiammatori, cioè si crea alla fine uno stato così chiamato di infiammazione cronica, di cui noi non ci accorgiamo silente, ma che poi chiede il conto in un'età intermedia, come ad esempio la mia, no? Quindi errori alimentari che facciamo poi da giovani si accumulano nel tempo. Come andrologo, i consigli chiaramente sono più di tipo medico, quindi ecco, sposto la tua domanda, non ti arrabbiare, ma se mi hai parlato anche di prevenzione, quindi nello stile di vita, regolarsi sull'alimentazione escludendo alcuni cibi, come gli zuccheri semplici e i grassi saturi, li toglierei di mezzo, idratarsi molto, poi esiste anche un approccio preventivo per quanto riguarda un avvicinarsi allo specialista, no? Quindi è giusto che il giovane abbia una visita andrologica per escludere la presenza di patologie, come ti ho detto, il varicocele, la dilatazione delle vene spermatiche, o anche dei problemi dello scorrimento del prepuzio sulla pelle. Uno potrebbe avere una fimosi, avere difficoltà erettili, ma non accorgersi del tutto di questo difetto meccanico, no? Quindi una visita andrologica, appena usciamo dal pediatra, dopo l'età pediatrica, io la metterò in conto come genitore, la visita urologica preventiva intorno ai 45 anni, anche per iniziare a studiare la prostata, che come ti ho detto può ingrossarsi e in casi particolari può trasformarsi in malattie non piacevoli. E quindi ecco questi due scenari, visita andrologica subito dopo l'età pediatrica, visita urologica a partire dai 45 anni, anche se uno non ha problemi, perché alcune patologie non si manifestano, no? Però trovarle in anticipo è sicuramente un grosso vantaggio. Cosa pensi della fecondazione assistita? Grazie per quei consigli, ovviamente secondo me super giusti e dobbiamo applicarli tutti da subito. Sì, quello sì. Allora, non me ne occupo direttamente, io cerco di raggiungere la gravidanza, faccio esempi calcistici quando parlo con le persone, entro la fine del secondo tempo, quindi non vado mai ai supplementari o rigori che scherzosamente proietto sulle queste tecniche di fecondazione assistita. La fecondazione assistita è quando parlo lato maschile, nel nostro spermiogramma non permette una gravidanza per vie naturali, i nostri spermatozoi sono presenti ma stanchi, si muovono lentamente, non raggiungono l'ovulo, e allora queste tecniche fanno sì che lo spermatozoo venga avvicinato all'ovulo, e come nelle cosiddette tecniche di primo livello, o addirittura introdotto nell'ovulo con tecniche di secondo livello, le ICSI, sono delle cosiddette inseminazioni artificiali, sempre l'ovulo della compagna e lo spermatozoo del compagno, quindi la coppia che fornisce l'ovulo e fornisce lo spermatozoo. La donna è sottoposta chiaramente a delle pressioni ormonali, perché bisogna indurre un'ovulazione importante per avere poi ovuli da fecondare. L'uomo chiaramente più che fornire il proprio libido seminale non può, quindi è chiaro che alcune forme dove non abbiamo spermatozoi si devono cercare nei tubuli seminiferi, ma se non ci sono diventa un problema grosso, cioè le azoopenie secretive dove il nostro testicolo non produce, talvolta obbligano a delle scelte diverse, no? E cosa ne penso? È un aiuto perché sicuramente permette a coppie infertili lato maschile di superare quella difficoltà. Quindi noi diamo un passaggio allo spermatozoo fino all'ovulo e quindi permette la gravidanza che altrimenti non sarebbe avvenuta. È chiaro
che come in tutte le cose poi si sono creati numerosi centri. Ecco, l'importante è che nel centro che si occupa di questi argomenti ci sia un personale che abbia anche il lato umano, perché qualche coppia che poi io vedo anche dopo, magari perché stanno tentando di migliorare la spermatogenesi per tentare un approccio naturale, si lamentano che alcune volte non ricevono in alcuni centri quell'aspetto comunicativo umano di una coppia in cerca di gravidanza, dove magari fai un'assistita e non va a buon fine, servirebbe, no? Ecco, quindi l'importante è che non si traducano in un settore industriale di passaggio di coppie. E però sicuramente ci ha aiutato e numerosi colleghi lavorano benissimo, numerosi centri e numerosi ginecologi. E in questo modo noi facciamo sì che lo spermatozoo riesca a fecondare l'ovulo che altrimenti non ci sarebbe mai riuscito, perché se lo spermatozoo non è mobile, non raggiungerà mai l'ovulo con la fecondazione assistita, noi lo avviciniamo o introduciamo dentro l'obbligo. Finiamo con un'ultima domanda. Come ti avevo anticipato, noi chiudiamo il podcast con una domanda che... Mi hai fatto tutte domande facili, già finito così. Io me l'ho preparato, ho studiato per mesi e mesi per questo incontro. Vabbè, dai, abbiamo passato. Dimmi, ti ho interrotto. È passato il tempo in maniera, mi sto vedendo adesso quasi un'ora, ma veramente se tu mi dicevi 5 minuti ci credevo, eh. Sì, Vabbè. era ovvio perché, come ben sai, quando l'ingaggio, il massimo livello di ingaggio è quando si parla. Quindi quando si parla, fondamentalmente il tempo è molto molto rapido perché ti senti ingaggiato. Parlato una cosa poi, eh. Certo, no, per me si potrebbe parlare 2 ore, quindi se, continuiamo. Allora, prossima Ma domanda. non va bene anche perché siamo tutti un po' reduci da 12 ore di lavoro, quindi deve essere divertente per chi parla e per chi ascolta. Al momento io mi sono divertito. Era uno scherzo, era uno scherzo. Allora, la domanda è questa, ed è stata fatta da Manuel Mercury, uno youtuber italiano, content creator, famosissimo, ha 11 milioni di iscritti su YouTube, vattelo a vedere, qualcosa di incredibile. Sì, lui è top 3 YouTube Italia, cioè sono i migliori 3. E, cioè, i migliori, le persone che hanno più seguito su YouTube. Poi c'è migliore anche quello che ha 1000 iscritti. E chiede, come ti vedi tra 10 anni? Che domanda. Beh, non ti nascondo, guarda, chiaramente sotto sto facendo i cornetti, no? Mi vedo bene perché forse egoisticamente la mia proiezione è sempre lato, anche lato professionale. Questo non è bello perché la vita è fatta di altri aspetti. Io sono sposato, ho famiglia, ho i miei due figli, ho il cagnolino e quindi insomma da questo punto di vista mi posso ritenere fortunato. Poi è chiaro, la vita può chiaramente offrirci bello e brutto in ogni momento, no? Mi vedo attivo professionalmente perché l'entusiasmo è sempre presente. Spero ancora con insomma una maturità ormai raggiunta e spero che si consolidi. Quindi la mia risposta, come vedi, è molto egoistica e superficiale, no? Non ti ho fatto proiezioni di vita sociale o quant'altro, però mi vedo ancora presente sul pezzo, come si dice, e professionalmente motivato, perché poi in effetti voglio dire, la mia vita si divide fra il lavoro, che per me è anche un divertimento, e poi chiaramente gli impegni familiari, dove poi subentra il ruolo di genitore, no? Che deve un attimino sostenere il percorso dei figli. Sono un genitore presente assente, nel senso che sono fuori per lavoro molto. Ti dico la verità, io stanotte ho modo di dormire su un divano dello studio, ti dico la verità. Non voglio fare la vittima, è la mia scelta, quindi non sono molto presente a casa, però cerco di indirizzarli con i consigli, li osservo da lontano, ecco, e nello stesso tempo non impongo loro di fare scelte non volute, no? Quindi come medico forse avrei piacere che un figlio facesse il medico, anche perché potrei lasciargli un percorso costruito, no? Però non gli ho mai detto o imposto di fare questo. Quindi mi vedo professionalmente attivo e magari, ecco, presente a livello familiare nel sostegno di quello che è il percorso dei figli, che oggigiorno hanno bisogno di presenze anche economiche di più rispetto al passato, no? Prima famiglia contadina si lavorava tutti nei campi, adesso ci sono percorsi di studi, quindi il ragazzo fino a 30 anni ancora non ha un'autonomia e allora il genitore deve comunque essere, se può, presente e sostenere. Anche in palestra mi vedo, anche in palestra, io 3 volte a settimana non mi togliete la palestra, quindi mi vedo anche ad allenarmi in palestra.
È un benessere fisico, ma più che altro psichico. Mi serve proprio perché lì scarico le mie tensioni e trovo forse anche un'armonia col corpo. Ma sai, anche non ho ambizioni estetiche, però sentire il proprio corpo muoversi, dare delle direttive, delle coordinate motorie, riuscire a portarle a compimento, ti fa sentire un po' più vivo, no? Molto bella, non la faccio più. Io ho corso per tanti anni, sono stato un podista, anche di discreto livello, e le sensazioni di stare in mezzo in un bosco a correre non sono inenarrabili, no? Ecco, queste cose non le voglio perdere.